penso che oggi è sufficiente per dire qualcosa, ma non sì. per essere perfetto. Allora ma voglio parlare in italiano, voglio perché, no, ma voi, è un qualcosa di rispetto di parlare la lingua della, del paese, vuol dire che ho fatto un anno di, per imparare la lingua polacca, è veramente molto difficile, parlo solo un po', ma trovo che è un rispetto. E lo stesso qui, appena tutti i giocatori parlano inglese, ma gli ultimi due giorni ho parlato 3-4 ore in la lingua italiana. Ma è difficile sul livello del servilli? Sono stanco, è più no, poco inglese, no. Inglese o inglese, tedesco. La grammatica italiana è difficile. No, grammatica non è un problema. Ho studiato quando era giovane, lontano, 30 anni fa, ho fatto 6 anni di lingua latina. Vuol dire che il base è possibile, ma capire è più difficile. Quando gli italiani parlano troppo veloce, e per, wow, aspetta, io, il mio problema è io parlo veloce, anche veloce, capito. E l'altra persona pensa che, lui parla, non parlo italiano, aspetta. Allora, ma vuol dire, grazie per venire qui, lui is a liar, how you say liar? Bugiardo, perché mi ha detto, oh, solo uno o due giornalisti sono qui. Allora sono contento di avere molti giornalisti però, qui. Però lei ha casa in Italia. Ho una casa in Italia, non entra a Vasto e Pescara, in Abruzzo. Quindi ogni anno viene in Italia. Il mio problema è difficile di dire no. Per esempio, ho fatto la promessa alla mia famiglia di stare alla casa il prossimo inverno, ma un presidente mi ha telefonato, non lo so il nome, Sergi mi ha chiamato, Vital, è possibile per te? No, non lo so se è possibile, ma per me è difficile di avere una sfida e di non prendere. E la mia casa, ero qui 7 giorni, è tutto l'anno scorso, non è sufficientemente, ma l'idea di avere una casa in Italia era già il mio sogno. Non lo so perché trovo Italia. Gli italiani sono come dire, aperti, sono le persone vere aperti. Il mio vicino in Torino del Sangro è fantastico. Tutte le persone sono aperte più che in Belgio, più che in altri paesi. Amo essere in Italia in generale. Mi piace molto. Ho visitato tutte le città in Italia, penso, credo. È il lavoro della natura Cia. Ma vuol dire che ho bisogno di un po' di tempo, sei settimane per fare qualcosa e spero che è possibile in Italia. Lei è famoso anche per la grinta, lo diceva prima, ma anche per le battute, per le humor. Oh, ma è difficile in Italia, la lingua italiana. Però lei ogni tanto è abituato a fare humor. Cioè lei una volta ha detto se fossi allenatore di calcio mi sarei permesso uno yacht. Sono allenatore di volley al massimo una barcarella. No, è troppo difficile capire. È troppo difficile. Ho bisogno di qua. Ci vuole uno che. Lei disse: if you was a football player, you can buy a yacht. But I'm a coach of volley, I make a sailing boat. No, non è un problema. Io, è incredibile, io prendo troppo di soldi solo per parlare. È incredibile, secondo me la mia vita è fantastica. Parla e tutte le persone sono contente. Parla e tutte le persone sono contente.
Io faccio la mia passione e prendo dei soldi. Non è possibile dire a Gino, ma la discussione sul livello di soldi con Gino, penso che il contratto è fatto in 30 secondi, o 35 secondi. Yeah? Ok, per me è tutto buono. Lo stesso in Polonia, i soldi sono qualcosa di non è importante. Per me è incredibile che io ho la possibilità di lavorare e la possibilità di vincere qualcosa. Vengo da Belgio, no, non sono un allenatore italiano, no. Vengo da Belgio, ho giocato in Belgio la mia vita completa e oggi, wow, è qualcosa di fantastico di essere qui. Yeah. Il più importante è, secondo me, il più importante è fare una squadra. Una squadra più che 6 giocatori, ma veramente di 12-13 giocatori. Divertirsi è vero, è veramente importante. E ho avuto la fortuna di vincere. credo che fa qualcosa, non sono sicuro cosa faccio esattamente, ma faccio qualcosa. I miei squadre vincono molto, non lo so perché. aspetta un anno per avere la risposta. Grazie molte. Niente. A piedi. La mia casa è a 4 km da qui e oggi sono venuto a piedi. Sono 4 km. Solo 4. In Friedrichshafen era 9 km tutti i giorni. Solo 4 qui. Yeah? E la mattina ho fatto i 4 km e ritorno i 4 km e con il vostro richieste è facile per me di bla 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 dire qualcosa e è fatto il numero il mio numero non per la camera. Senta, siccome è così simpatico, noi siamo Umbria TV. Lo fa un saluto ai nostri telespettatori, Davita Leinen, un saluto agli spettatori di Umbria. Un saluto. È ancora più difficile. Cosa devo dire? Spero che al fine della stagione può bere un vino con tutti i spettatori in tribuna per vincere l'ultima partita. È per me il più importante, vincere l'ultimo partito. I giornalisti parlano troppo. Anche secondo me. E c'è lo stesso con me.